Ha pedalato quasi senza sosta e senza alcun supporto per 18 giorni, attraversando 10 nazioni e percorrendo la bellezza dei 4.500 km, in media 250 km al giorno, per raggiungere la sua meta, Capo Nord, la parte più settentrionale della Norvegia, situata all'interno del Circolo Polare Artico, ultimo lembo di terra del continente europeo prima del Polo Nord. Michele Bianchi, 51enne impiegato, originario di Monticelli d'Ongina, ha deciso quest'anno di utilizzare le sue ferie estive per portare a termine l'impresa North Cape 4000, l'evento di bikepacking più eccitante al mondo, al quale partecipano ogni anno persone in arrivo da tutto il mondo. Un po' di anni che ci pensavo a questa cosa qua. Noi non siamo partiti organizzati, siamo partiti anche con un sacco di pelo di emergenza e un materassino, in quanto non sapevamo cosa andavamo incontro. Infatti le prime tre sere abbiamo dormito in giro. Il cibo è stato tipo dove abbiamo avuto più difficoltà per le prime, diciamo, fino alla Danimarca, è stata la Francia, perché abbiamo fatto campagne dove paesotti anche di 4-5 mila abitanti non c'era niente. Poi la maggior parte di volte ci siamo fermati in supermercati dove entravamo, mangiavamo, prendevamo le cose confezionate e poi fuori dal supermercato si mangiava. Per quanto riguarda invece l'arrivo a Capo Nord, qual è stata la soddisfazione più grande nel vedere la meta raggiunta? L'ultima tappa è stata quella più difficoltosa, perché abbiamo fatto gli ultimi 150 km in 12 ore sotto l'acqua, 3 gradi e con vento fortissimo. E gli ultimi 3 km non passavano mai, perché è tutto un saliscendi e tu dici ormai sono arrivato e non arrivi mai. Quando è comparsa la scritta North Cape, hai una soddisfazione, e la cosa più incredibile è stata quando sono sceso dalla bici, che non ho mai avuto niente, probabilmente è un fattore di testa, non lo so, mi è iniziato a far male dappertutto. Qual è stata la cosa più grande che ti ha lasciato questo viaggio? L'amicizia che hai fatto con gente che non conoscevi, e poi soprattutto una sfida contro te stesso, dove alla fine ti dà qualcosa di indescrivibile. Poi soprattutto i paesaggi delle Lofoten, che sono paesaggi incredibili da fare in bicicletta, dovunque tu ti giravi per 100 km è una cartolina.